Ciao chi? Marti. Marti. Moretto. Zan. Alberto. Alberti. Onorevole Zan, non mi estragga la tessera, se no facciamo notte. No, 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 per piacere. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento della Commissione 3.500, su cui ha chiesto intervenire l'onorevole Piccoli Nardelli. Grazie Presidente. La Commissione Cultura, come è stato ricordato più volte nella seduta di oggi, ha espresso la preoccupazione per i rischi legati al silenzio assenso e l'ha fatto con forza, proponendolo nelle condizioni per il parere. Per questo do sostegno all'emendamento 3.500 che è stato fatto proprio dalla Commissione, prolunga da 60 a 90 giorni il tempo, il periodo riconosciuto alle soprintendenze prima che scatti il provvedimento, pensando che questo possa, se non altro, limitare i danni. Rimanendo però in attesa di riuscire ad avere una rapida adozione da parte di tutte le regioni italiane dei piani paesaggistici territoriali, Presidente, che consentendo una conoscenza approfondita del territorio renderebbero molto più celeri le procedure amministrative. Per questi motivi darò naturalmente la mia adesione all'ordine del giorno che è stato preannunciato dal Presidente Realacci. Grazie. La ringrazio. A questo punto, no. Onorevole Colletti, prego. Presidente, giusto una questione procedurale, ma un ordine del giorno può derogare a una norma di legge che andiamo ad approvare adesso? Perché ho dei dubbi molto fondati su questo, quindi spero che mi possa. Chiedo scusa, onorevole Colletti, non Un ho ordine del veramente sentito. giorno, così come quello previsto dall'onorevole Realacci, può andare a derogare una norma di legge che è quella che prevediamo con questa legge oppure non è possibile? Perché non conosco bene il sistema delle fonti, quindi vorrei avere da lei una delucidazione. La ringrazio. Allora, per quanto riguarda gli ordini del giorno costituiscono degli impegni politici, il governo è libero di accettarli o no, è ovvio che se vanno contro la norma c'è una contraddizione sostanziale, però questo è un altro discorso. Dopodiché, a questo punto, se non vi sono interventi in relazione all'emendamento della Commissione. Onorevole Baroni, prego. Grazie Presidente. Aspettiamo questo ordine del giorno che fondamentalmente allungherà i tempi già disposti attraverso disposizione di legge. Vedremo anche questo miracolo del governo Renzi.